Buongiorno, caro. Salve. Ha portato i negativi dei match? No, e non credo che li avrà mai. E per una ragione che conosce perfettamente. C'è qualcuno che non desidera che lei faccia questo film. Questo l'avevo capito. Chi non riesco a capire è lei. Io sono la figlia di Tony Fraia. Non le sarà difficile capire tutto adesso. Certo, e avete incastrato anche Tiberio. Non trova sia preferibile trattare la cosa su altre basi? Cos'è? Tenta di corrompermi? Non è affatto gentile, sa? Ascolti, ho un'idea. Che ne direbbe di una vacanza al Messico? Lei a quanto pare è disposta a tutto. Ma con me non attacca, Carol. A tutto, certo. E se lo faccio, lo faccio per mio padre. Per suo padre? Mio padre un tempo lavorava per certi individui. E quando Charles Black ebbe quell'incidente, anche lui dovette testimoniare. E che c'entra il mio film? La sua inchiesta sul pugilato potrebbe far riaprire l'istruttoria. Mi spiace. Non rinuncio. Ah. E allora? Beh, ma cosa fa? Che faccio? Ho mai visto uno spogliarello? Ancora un attimo e comincerò a urlare. A urlare talmente forte da farmi sentire da tutto l'albergo. A correre a gente. E io scoppiando in lacrime dirò che ha cercato di violentarmi. Un po' di disordine. E la messa in scena sarà perfetta. Come a teatro. Prenda. Se ancora non lo sa, i giudici di New York sono molto puritani e il minimo che le può capitare sarà di dover far fagotto per l'Italia e alla svelta. Tutto chiaro? Ma piantala, non sai che è una bambina? Lo vuol capire che non ho scelta? È un po' sciocca la tua scelta. Che cosa intende dire? Su, vieni qua. Sappi che qualsiasi cosa sia capitata a tuo padre non mi interessa minimamente. L'avrei tenuto comunque fuori dalla mia inchiesta, credimi. Anzi, ti dirò una cosa. Penso che in fondo abbia ragione lui. E a proposito del mio film, potrei anche cambiare idea. E sai il perché? Perché ho capito cosa significa soffrire fra le corde di un ring. E se qualcuno vuole infrangere le glorie di quei campioni, non sarò certo io. Finalmente, lo sapevo che in fondo lei avrebbe finito col capire. Mi scusi, vado a rivestirmi e grazie. Grazie di cuore, Zoli.